Il giornalista irpino Edoardo Serignano, redattore del quotidiano L'Identità, ha denunciato di essere stato aggredito e picchiato all'esterno della redazione di Via Teulada a Roma da un uomo collegato a Casa Pound. A rendere nota l'aggressione è l'Ordine dei giornalisti della Campania, dove Serignano è iscritto, chiedendo che al collega sia assegnata immediata protezione. Sono stato vittima di una cosa brutta, una cosa che non si augura a nessuno. Un tizio, non voglio fargli pubblicità, ma dico che uno storico militante, lui si vanta come militante della destra, ma sono convinto anche perché ho ricevuto solidarietà da tutta la destra e dalla stessa Meloni, quindi lui non fa politica perché queste persone possono fare politica. Questo qua mi fa, tu mi devi dare una mano e mi dà un giornale con un'intervista che ho fatto ad Abate. Abate è uno storico giornalista dell'Espresso che ha seguito Mafia Capitale non come me sin dal principio e conosce tutte le vicende romane. Quindi io torno scioccato, in redazione sapevo di questa cosa, ne parlo con i colleghi, massima solidarietà, massimo affetto, però pensavo che fosse finita così. Oggi mi chiama, verso le 2, 14 e 12 precisamente, mi arriva questa chiamata, ci esci fuori, io esco. Quando esco fuori, fondamentalmente questa persona mi dice: io ancora non ho avuto questi soldi me li devi dare tu. Io ho detto, guarda, io cioè, non c'entro nulla, adesso non ti posso fare niente perché io non c'entro niente. Questo qua, senza saper leggere e scrivere, mi tira un pugno in faccia. Io che faccio? Cerco di scansarlo, vado verso indietro, me ne torno in redazione, i miei colleghi sconvolti, perché giustamente mi vedono con quest'occhio e non riesco a aprire, mi fa ancora male, non lo nascondo, ho fatto ringraziare a Dio l'attacco, sembra che non ci sia niente. Però sono scioccato perché è un gesto che io credo nel 2022 non dovrebbe mai accadere. E soprattutto però la mia risposta è una. Io nonostante tutto ci sto. Noi non ci fermiamo, noi andiamo avanti, noi continuiamo a scrivere. La mia risposta più grande a questi signori, alla violenza, che noi continuiamo a scrivere, che tutti i giornalisti continuano a scrivere, perché io vengo da una terra di persone umili, di persone che ogni giorno si ammazzano, giornalisti che veramente spesso sono poco riconosciuti ma fanno bene il loro mestiere. E soprattutto spero che queste persone non si avvicinino più ai giornalisti, alle redazioni dei giornali e stiano lontane, perché il giornalismo è un'altra cosa. Il giornalismo è la forza di raccontare la verità, quella che continuo a fare e quella che tutti voi colleghi e tutti voi amici mi state dando in queste ore. Grazie.